Bentornati, adesso è Arezzo TV. Buonasera Beppe, sempre buonasera. Impegnatissimo a chattare. O allora, come fare? Siamo in pensione, ma ogni tanto ti rompono. Anzi, mi sembra che più il tempo che lavori che quello che sei. No, non è vero. Senti, ti ho portato quest'oggi qui in zona ospedale San Donato. Questi erano i bagni del parco Foro Boario. Dico erano perché molti non sanno nemmeno che qui c'erano dei bagni. Neanche io lo sapevo. E tra l'altro, visto dall'alto, è una struttura anche molto particolare, molto strana anche architettonicamente, e erano dei bagni, ma nel 2007 questi bagni sono stati chiusi. Perché? Perché pare che la gente andasse dentro e si bucasse. No, novità. Novità. Infatti ci sono le porte mezze rotte. Ci si bucano anche ora. E allora sai che hanno detto? Siccome si bucano, chiudiamo tutto. Chi si è visto, si è visto. Ah, beh. Quindi mi sembra un bello spreco. Quanti erano? Diversi? Erano quattro? Sono belli questi, sì. Veramente belli. Ma chissà che quando l'avranno fatto. E qui tutto chiuso. Tutto chiuso, vuoi aprire? Apri. Chiuso. E questa l'hanno ristrutturato sicuramente quando hanno rifatto il Foro Boario. Quando è stato ristrutturato. Però che spreco, ragazzi, è veramente uno spreco. In effetti si prestano, sono un po' chiusi, vedi, tutto intorno alle mura per accedervi, quindi per nascondersi è facile. Però in effetti, mamma mia, che spreco. Andiamo a vedere, facciamo un po' il giro, perché qui siamo vicini al parcheggio del San Donato, vedi, il grande parcheggio, che anche, guarda, anche esteticamente è una bella struttura. Non l'avevo mai visti, mai visti. Non ne sapevo l'esistenza. Sì, uno non li nota, perché sembra che cioè non si chiede che cosa, no, che cosa possano essere. E vedi che insomma sono anche belli grandi. Comunque Arezzo è proprio la città dei bagni, cioè, la capitale dei bagni chiusi. Che non funziona. Adesso hai visto anche nel parcheggio, per utilizzarli, di avere il biglietto, perché altrimenti se non hai il biglietto non puoi utilizzare quelli del parcheggio. Mi sembrerebbe anche giusto, o sì, no, non è giusto. È giusto, io però... Se qualcuno ha bisogno diventa... Vabbè, c'è l'ospedale. Tra l'altro mi hanno segnalato che qui nei bagni qui del parcheggio vengono a lavarsi anche le persone che sono senza fissa dimora, addirittura dormono in uno di questi piani, così mi è stato Per lavarsi devo pagare un euro, quindi adesso non lo so. Per forza, perché altrimenti non possono entrare. Ma sono belli per davvero, bagni, Adesso abbiamo fatto il giro, entriamo nel... Ma nel 2007 non eri te vice sindaco? Sì, ma non era detto alla manutenzione o all'edilizia. E sinceramente non mi era mai capitato di sapere di questi bagni. Ah, che sono belli. In effetti sono un po' troppo chiusi, quello è vero. Ma più che altro queste torrette interne, no? Eh sì. Certo, come gli è venuta un'idea di fare? Cioè, al Foro Boario quanti bagni sono? Qua, 5 bar? Ma come si... Cioè, è un'idea veramente cervellotica, No? Ma sono tutti bagni, sì. Io presumo. Ma guarda che struttura, peccato. Peccato doverli tenere chiusi, le porte staccate, vedi? Dei bischeri che non vogliono capire, che si distruggono la vita e quindi non fanno soffrire un servizio importante poi alla città. Comunque 10 anni che sono chiusi, cioè nessuno che si interroga come mai, perché si possono riaprire, si può fare qualcos'altro. Penso che se ne parla sempre, qui ci vorrebbe una cooperativa che gestisce i bagni pubblici ad Arezzo, che fa i servizi e poi la sera prevede la chiusura, anche se qui la chiusura... Sì, qui salteranno, ci saranno anche entrati, io qui penso. Si salta, no? Tranquillamente. Vedo delle bacinelle, guarda, la porta è di velta, c'è delle bacinelle. Peccato, veramente peccato. E qui ci vorrebbe la sorveglianza 24 su 24. Sì, vabbè, chi è? Comunque, è veramente... Così, uno spreco, è un bel parco, è un bello spreco. È diventato talmente normale che uno non ci fa più caso e uno non riesce neanche a chiedersi cosa sono, cosa siano. Se non me lo dicevi te, non lo sapevo. Peccato. Vabbè, andremo a sentire. Sentiamo un po' l'assessore competente cosa dice. Dobbiamo un po' di cose da fare, perché dobbiamo andare dal sindaco a chiedergli dei pendolari. Che tra l'altro, sai la storia del parcheggio via Caduti nel lavoro? Ho approfondito, la delibera per cui questi parcheggi dovevano tornare a pagamento era stata presa
dalla precedente giunta. Poi l'avevano stoppata. La nuova giunta non se n'era mai interessata più di tanto, ma era una cosa già prevista quando fu fatto il mecenate. Ma c'è qualcuno che la sollecitava? Qualcuno l'ha sollecitata, evidentemente, perché altrimenti non si spiega. E questo per correttezza, insomma, di che era una cosa già prevista dalla precedente amministrazione. Comunque, dobbiamo andare dal sindaco a chiedere la risposta e adesso sentiremo anche su questi bagni se la nuova amministrazione ha in mente qualcosa o intende lasciarli così. Ci vediamo domani. Possiamo fare un appello elettorale? No. No, possiamo dire andate a votare. Andate a votare, sì. Mi raccomando, andate a votare. O non andate a votare. Andate a votare. Par condicio. Andate a votare. Quella è una scelta. Andate a votare. Oppure andate scheda bianca. No. Oppure andate fate votare. Uno scarabocchio. L'importante è che andate a votare. Bene, a domani. Ciao.